Buongiorno a tutti. Oggi vorrei rispondere a un video tag. Tantissimo che non faccio un video tag, ma la mia amica Silvia, l'angolo di Saidori, mi ha taggato appunto per questo tema e mi piaceva dire la mia. Il tag in questione è i miei 10 segreti di bellezza, ma devo dire che io non sono proprio un ottimo esempio e quindi ho ridotto i miei consigli, o quelle che sono le cose che io faccio, a 5. Ho pensato, vabbè, meglio 5 buoni che 10 a caso. Quindi partiamo subito con quelli che sono 5, secondo me, dei principi che io cerco di mettere in atto e i consigli che giro a voi, anche se, come sempre, ripeto, io non sono un'esperta, non sono un dermatologo, bla bla bla, però ecco, questo è quanto. Allora, partiamo da quello che è, secondo me, il punto più importante. Ed è detergere, ovvero la detersione per quello che riguarda la pelle del viso, secondo me è davvero un punto fondamentale di una beauty routine fatta come si deve. Quindi quello che intendo è detergere il viso mattina e sera e assolutamente struccare sempre, 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 sempre. Sembra una cosa banale, ma purtroppo sento ancora di tante ragazze che la sera vanno a letto senza struccarsi e questo è assolutamente, assolutamente da non fare perché durante la notte la pelle si rigenera e se soffocata dal trucco, anche se naturale, anche se senza schifezze, ovviamente questo impedisce alla pelle di rigenerarsi, di lavorare durante la notte e si tenderà ovviamente in questo caso ad avere pori sempre più occlusi, pelle sempre più sporca e magari l'insorgere di problematiche quali sfoghi, acne, pori dilatati e cose del genere. Per carità, i pori dilatati non hanno mai ucciso nessuno, ma se possiamo evitare è meglio, anche perché secondo me una buona detersione fa gran parte della routine per quello che riguarda il viso, quindi utilizzare dei prodotti adeguati, questo poi ci arriveremo per un altro punto, in un altro punto, però insomma, detergere sempre mattina e sera e non dimenticarsi di struccare il viso la sera. Un altro punto fondamentale è sicuramente quello di proteggere, quindi proteggere la pelle in questo caso dai raggi del sole. Io non sono una super fanatica, quindi sicuramente anche d'estate sì, mi vedrete andare in giro con gli occhiali da sole, però se so di dover passare praticamente la maggior parte della mia giornata in negozio, non sto a mettermi la protezione 50 perché ho paura che andando a soffocare la pelle con filtri non necessari si possa fare più male che bene. Quindi, se andate al mare, se sapete di dover passare parecchio tempo all'aria aperta, al sole, assolutamente proteggetevi. Protezioni solari, occhiali, cappelli, tutto quello che volete, però ecco, io consiglio sempre di non strafare, quindi se pensate che la protezione con un po' di buon senso non sia necessaria, appunto se passate tante ore al chiuso e andrebbe a essere semplicemente un surplus, evitate perché si andrebbe magari ad affaticare la pelle e a soffocarla con qualcosa di cui non ha assolutamente bisogno. E qui ci ricolleghiamo anche al punto precedente, la detersione serale, se utilizzate dei filtri solari, è importantissima perché durante la notte i filtri solari alla pelle sicuramente non fanno bene, vanno appunto ad appesantire, a soffocare ed è una cosa che vogliamo evitare. Un'altra cosa che io faccio ciclicamente è il mio terzo segreto, il segreto di Pulcinella, è esfoliare. Quindi, io non tendo, insomma, perché appunto non sono un'esperta, non sono mai stata in cura da un dermatologo perché ritengo di non averne mai avuto bisogno particolarmente, tendo a non fare dei trattamenti troppo aggressivi. Però da qualche anno a questa parte mi piace fare un ciclo durante la stagione invernale di acido glicolico non ad altissima percentuale, il massimo che ho utilizzato è stato un 12%, e poi dei cicli magari più lunghi perché comunque il prodotto è meno aggressivo di prodotti a base di bava di lumaca.
che contengono comunque al loro interno, la bava di lumaca già contiene una percentuale molto più bassa di acido glicolico e quindi va ad aiutare il rinnovamento degli strati superiori dell'epidermide. E io li uso perché in realtà non tanto per rughe che in questo momento ancora, per fortuna, a parte forse qualche segnetto attorno agli occhi, però il resto è messo abbastanza ancora abbastanza bene, quanto per le macchioline post brufolo di cui soffro da sempre, perché con la pelle chiara e con la tendenza a grattarmi, quelle sicuramente non se ne andranno facilmente, quindi segni come, non so se si vede, come questi, io tendo a curarli durante l'autunno-inverno con prodotti a base di bava di lumaca. E appunto, e un mese circa l'anno con una cura, un trattamento a base di acido glicolico. Il quarto consiglio è sicuramente quello di non aggredire. E ve lo dico da portatrice di pelle mista che tende a lucidarsi parecchio in zona T e capelli con cute non grassissima, però che sicuramente tende ad ingrassarsi e che tende a sviluppare un pochino di forfora. Non problemi gravi, lo dico sempre, io non è che ho un sacco di forfora o i capelli che si ungono in mezza giornata, che schifo, però credo che il mio problema venga tenuto a bada anche, secondo me, dalla routine che utilizzo, che è appunto quella di non aggredire il capello, perché ancora siamo portati a dire ah, il capello si sporca spesso, quindi lo devo lavare più spesso, lo devo lavare con prodotti più lavanti, con prodotti più sgrassanti, e invece no, così vale lo stesso discorso anche per la pelle, perché se andiamo ad aggredire eccessivamente, se andiamo a sgrassare, se andiamo a pulire, se andiamo a lavare continuamente, la nostra pelle, il nostro cuoio capelluto, cosa faranno per autodifesa? Andranno a produrre sempre più sebo. Quindi il consiglio che do per il viso è quello di utilizzare sempre dei detergenti piuttosto delicati e al massimo un tonico un pochino astringente. Per quello che riguarda i capelli invece, assolutamente utilizzare, mi sono abituata ad utilizzare shampoo sempre un pochino diluiti, e ad alternarli, quindi utilizzo un lavaggio, uno shampoo delicato e un altro lavaggio, uno shampoo un pochino più sgrassante, però mai per due lavaggi di seguito uno shampoo antiforfora o uno shampoo per capelli grassi e soprattutto mai lavaggi troppo ravvicinati. Non sono di certo una fan del lavaggio una volta alla settimana, una volta ogni 10 giorni, perché mi rendo conto che dobbiamo vivere nel mondo, quindi è vero che bisogna tenere duro, non bisogna lavarsi i capelli troppo spesso perché si fa male, di per contro però non possiamo nemmeno andare in giro luridi, perché è quello che è. Quindi non lavarsi i capelli sicuramente tutti i giorni, io ho raggiunto un buon equilibrio lavando i capelli un paio di volte alla settimana e questo secondo me mi sembra, ecco, una buona media. I miei capelli con questo metodo noto che si sporcano comunque un pochino di meno, riesco a tenere a bada anche la questione della forfora e cosa che magari non succedeva quando lavavo i capelli un giorno sì, un giorno no, questo è. E quindi cerchiamo di non lavare troppo, non utilizzare prodotti troppo aggressivi, perché rischieremmo di ottenere l'effetto opposto. L'ultima cosa, che va un pochino ad annullare tutti i punti precedenti in realtà, è quella di non imitare. Non imitare perché? Perché io sono su YouTube da tanti anni ormai, io sono su YouTube dal 2009, quindi sono davvero tanti anni, e ho, come praticamente tutti voi penso sapranno, un negozio di cosmesi biologica da più di 3 anni e mezzo, ad aprile saranno 4 anni, e quindi mi è capitato di vedere svariate situazioni. Una delle situazioni che mi capita più spesso di vedere è: voglio questo prodotto perché l'ha detto la tal tizia, la tal blogger, la tal youtuber, la tal star, che ne so. E questa secondo me è una cosa sbagliatissima, perché noi dobbiamo scegliere i prodotti in base alle nostre necessità, al nostro tipo di pelle, al nostro tipo di capelli, al nostro tipo di persona, al nostro tipo di necessità. Quindi venire da me in negozio e dirmi voglio il fondotinta, numero addirittura, colore, perché l'ha detto Pinca Pallina, non ha senso alcuno. Devi scegliere il fondotinta, la crema, lo shampoo in base alle tue necessità e, se necessario, sbagliando anche, provando, testando e mettendo insieme una beauty routine alla fine di tutto che abbia senso per te.
Quindi, tutti i consigli che anche noi youtuber diamo, lasciano un po' il tempo che trovano, perché quello che io posso dare è un'idea. Magari ti faccio scoprire un prodotto che non conosco, che non conosci, magari puoi prendere ispirazione perché più o meno sai che la nostra pelle è simile, perché io racconto come sono fatta, qual è la routine che uso e tu dici, ah, capita anche a me così. Può avere senso che io testi, provi su di me quel prodotto, quel determinato prodotto. Ma copiare un'intera beauty routine, copiare un'intera trousse di trucchi dalla tal celebrità, tantissime virgolette, solo perché la persona ci piace o ci ispira fiducia, non ha senso, perché magari quella persona avrà una pelle completamente diversa dalla vostra e i risultati che otterrete saranno completamente diversi. Quindi quello che consiglio sempre, ed è un consiglio che do spessissimo anche in negozio, è provate su di voi e cercate di prendere le misure su quelle che sono le vostre necessità, senza farvi prendere dalla frenesia del ah, però la tizia X che a me piace lo usa, quindi andrà bene sicuramente anche per me, perché la maggior parte delle volte in realtà questo non va bene, non funziona. Se avete dei dubbi, lo so che magari è un po' estremo, soprattutto se avete delle situazioni di pelle un pochino problematiche, un po' particolari, alla fine è un consiglio un po' così, però rivolgetevi a un dermatologo, almeno per identificare la causa del problema. E poi magari fate degli studi per capire cosa potrebbe andare bene per voi. Perché comunque chi è su YouTube, chi è sui blog, chi è sulle riviste, spesso non ha le competenze per darvi un consiglio miratissimo. Quindi io spesso vedo ragazze in negozio appunto che mi dicono: ah, però la tizia ha parlato benissimo di questo. Sì, però magari la tizia, tu hai 15 anni e la tizia ne ha 40. Come la mettiamo? È ovvio che un prodotto che va bene per una donna di 40 anni, quasi sicuramente, soprattutto se parliamo di prodotti per la pelle del viso, non andrà bene per una ragazzina di 15. E quindi cercate sempre, sempre, sempre di avere buon senso e di pensare a quali sono le vostre esigenze senza farvi influenzare troppo. Poi l'ispirazione ci sta, lo scoprire prodotti nuovi ci sta, però ecco, questo è, mi sembra un discorso tipo da mamma rompipalle, però mi premeva dirlo. Io, ad esempio, per quello che riguarda me, ho scoperto che prendendo ispirazione, studiando un po' la mia pelle, testando svariati prodotti, ed è stata poi una conseguenza l'apertura della mia attività. Per quello che riguarda pelle e capelli, io non tollero prodotti che contengono ingredienti chimici, vabbè, anche è tutto chimica. Ingredienti come siliconi, paraffine, petrolati, perché vanno a occludere, mi peggiorano la situazione degli sfoghi che ogni tanto ho, che sono ormonali, mi fanno sporcare i capelli di più, mi appesantiscono il morso, eccetera, eccetera, eccetera. Però anche questo non è che perché io vi dico che i prodotti naturali sono fantastici, allora tutti via a comprare prodotti naturali, perché ci sono persone che con i prodotti naturali, forse perché non hanno provato quelli giusti, forse perché non hanno avuto abbastanza pazienza, però non si trovano bene, persone che tollerano bene prodotti più siliconici, prodotti più industriali, chiamiamoli così, e persone invece come me, che hanno deciso di fare una scelta anche a livello magari di sostenibilità, però che appunto notano dei benefici sulla propria pelle. Però anche qua l'ho scoperto perché ho testato. Quindi, dopo tutta questa pappardella, l'ultimo consiglio era appunto quello di non imitare, sembro, non lo so, sembro un'annunciatrice televisiva scarsa. Però questo è quanto. Spero di avervi dato comunque qualche spunto e qualche idea. Se avete qualche consiglio sicuramente da darmi, io come sempre sono tutta orecchi, anzi tutt'occhi per leggere i commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto. Io, ecco, questo è un tag. Io non taggo nessuno perché è sempre, non saprei chi taggare, poi a volte c'è l'imbarazzo dell'oddio mi ha taggato, no, devo rispondere, non so cosa dire, quindi ringrazio Silvia per avermi taggata, ma e lo sa che se non avessi avuto voglia di farlo non l'avrei fatto. Se volete rispondere a questo tag mi fa piacere, magari me lo linkate poi da qualche parte e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!